Caffeine. Caffeine. More music for everybody. Patrick Jouet, I Love America, disco del 1978 qui su Caffeine, ed è arrivato anche Nicky adesso. Ciao Nicky. Buonasera. Buonasera. Fai bene ad aggiustarti la voce, perché qui c'è una persona, una dottoressa, che aggiusta delle cose veramente importanti. Abbiamo la dottoressa Francesca Cicero, specialista in allergologia, perfezionata in dermatologia, diplomata in medicina estetica. Buonasera Francesca. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Caffeine guest. Buonasera, ben ritrovata. Ho perso 10 minuti per descriverti. Già io non ho capito, puoi ripetere? Sì, perché è tutto fantastico. Ripetiamo. Vuole una laurea soltanto definire. Ripetiamo tutto. Per chi non avesse capito. Lo ripeto. Specialista in allergologia. Ok. E fin qui ci siamo. Ok. Oh. Poi perfezionata in dermatologia. E anche qui più o meno ho capito. Ci sei? Ho capito. E poi diplomata in medicina estetica. Addirittura. Eh sì. Allora posso farmi un... E chi più ne ha più ne metta. Okay. Allora posso fare le domande giuste. In verità questa è la seconda volta che ci viene a trovare Francesca. Abbiamo già discusso di tante operatività qualche mese fa e abbiamo il piacere di ritrovarla. Sempre un piacere anche per me. Anche per noi, perché ti facciamo altre domande molto più addentrate. Eh sì, perché adesso siamo in procinto di questa nuova estate, di questa voglia di stare all'aria aperta e soprattutto sotto il sole, Francesca, sia al mare che in montagna. È tempo quindi di esposizioni brevi o prolungate. Come comportarsi? Quali i rischi maggiori e come evitarli? Allora sì, sicuramente la bella stagione è alle porte e quindi le esposizioni solari saranno maggiormente frequenti, soprattutto nei bambini, ma bisogna fare attenzione a tutte le età, in quanto l'esposizione eccessiva sia al sole, ma soprattutto ai raggi ultravioletti, sia UVA che UVB, sono il principale fattore di rischio per eventuali ustioni solari, che possono portare ad un danneggiamento a livello cutaneo che poi nel tempo può causare l'insorgenza di lesioni cutanee non proprio piacevoli. Ecco, i cosiddetti tumoretti cutanei potrebbero essere appunto dovuti ad un danno solare indotto appunto da queste esposizioni in maniera molto selvaggia. Infatti bisogna fare molta attenzione agli orari in cui ci si va ad esporre al sole, bisogna evitare sempre le ore di punta e è sicuramente importante utilizzare dei filtri solari dedicati per il tipo di pelle e per l'individuo, quindi a differenza dell'adulto il bambino avrà dei filtri differenti che possono andare a proteggere quanto più possibile la superficie cutanea. Inoltre, oltre ai classici protettori solari come le creme e i fluidi che ci sono in commercio, è possibile anche usufruire di alcune terapie in compresse che possono proteggere anche dall'interno l'organismo e quindi dare una protezione a 360 gradi all'intero individuo. Nicky, ti vedo stravolto. Vorrà dire che non andrò più al mare. Ma no, ti sta dando dei consigli per farlo. No, appunto, però ne ha detti tanti di quei consigli che già... Che la devi risentire. Devo risentire di nuovo, perché non mi ricordo più. È sempre un grande piacere avere con noi la dottoressa Francesca Cicero, perché ci elargisce sempre di una professionalità incredibile. Complimenti. Facciamo una cosa. Grazie. La prossima volta la chiameremo a puntate. Un consiglio per volta, perché sennò tutto in una volta è impossibile capire. Sì, perché poi te lo spiega in una maniera così sublime, no? Appunto, lo spiega in maniera sublime, però poi, capito, siccome ne dice 3, 4, 5, 6 vanno a sorpresa. Una, aspetta, se io guardo lei mi dice questa cosa, mi imbambolo. Ma lo vedo che sei un attimino stranito, molto, molto. Sai che facciamo? Ci sentiamo questa traccia nuova di Kenny Bubin, si chiama My Joy. My Joy è la nuova traccia di Kenny Bubin, siamo su Caffeine, Radio Splash, Vincenzo Carcione e Nicky, e con noi la dottoressa Francesca Cicero. Dottoressa, una domanda molto semplice, perché parliamo di bambini. L'allergia è un fenomeno specifico, diffuso, diciamo così, nei bambini. È possibile che crescendo i bambini da questa allergia possano guarire? Allora, bella come domanda, interessante, soprattutto perché il campo pediatrico è un campo al quale bisogna sempre porre molta attenzione.
Sì, è possibile che il bambino possa guarire dal punto di vista allergologico. Ti spiego anche perché. Nelle prime fasi di vita il sistema immunitario del bambino non è totalmente definito, non è formato ancora del tutto. Quindi la crescita del bambino nel tempo può far sì che il sistema immunitario vada a rafforzarsi sempre di più e quindi una problematica allergologica può essere magari meno evidente nel tempo. E quindi un profilo di dermatite atopica, un profilo di rinite allergica può nel tempo andare a migliorare. Succede in una buona percentuale di casi, però ci sono anche delle percentuali in cui il bambino può sviluppare dei sintomi diversi nel tempo, mm-hmm. e quindi con la crescita, la marcia atopica può far sì che magari l'individuo sviluppi una problematica asmatica nell'età adulta. E quindi c'è sempre da considerare che un paziente allergico è un paziente che geneticamente è predisposto a sviluppare una sintomatologia. Poi, in base appunto all'esposizione ad un ambiente più o meno allergenico, quindi un ambiente più o meno ricco di pollini, può far sì appunto che l'organismo sviluppi delle difese, oppure se immerso veramente in una situazione ricca di polvere, ricca di parietaria come alle nostre latitudini, sviluppi dei sintomi abbastanza notevoli e quindi va attenzionato e seguito, perché una terapia adeguata può permettere appunto di prevenire eventuali riacutizzazioni e problematiche severe. Perfetto. Insomma, Niki, 2-0 e ti vedo nuovamente stranito. In pratica sì, in teoria no. In pratica sì, perché... Comunque la dottoressa è molto chiara, eh? Sì, voglio diventare bambino. One House Selection ATB Topic X7 As Your Love 9 PM. Questa è una vecchia canzone di fine anni 90, ripresa in maniera veramente importante. Abbiamo con noi qui su Caffeine la specialista in allergologia, perfezionata in dermatologia, diplomata in medicina estetica, la dottoressa Francesca Cicero. Dottoressa Francesca, altra domandina bella, carina, molto interessante: come si può fare prevenzione per il melanoma? Bene, andiamo a toccare tasti dolenti qua, pesante, esatto. Punti belli forti. Melanoma, parliamo di tumori cutanei, quindi parliamo di massima attenzione e massima prevenzione. Come fare prevenzione? La risposta è semplice. Peccato però che non sempre venga effettuata. Il modo più semplice per fare prevenzione è fare dei controlli. Nel caso specifico del melanoma, l'esame che si effettua per controllare appunto i nei è la videodermatoscopia, che è un esame che consiste nell'analizzare il neo con uno strumento, il quale ci dà informazioni circa appunto la struttura di un neo, che prende il nome appunto di melanoma quando ci sono dei caratteri atipici che non seguono proprio quelle che sono le linee guida, le norme che un neo dovrebbe avere per essere regolare. Sicuramente la prevenzione si fa sin da bambini. Quindi, come ti dicevo prima, evitare l'esposizione solare nelle ore di punta, applicare una protezione solare, utilizzare degli indumenti che vadano a proteggere il viso ma anche le zone del corpo quando si va a fare una passeggiata in montagna e non si hanno magari appunto le protezioni solari perché è un periodo non estivo, e mi riferisco magari al periodo invernale in cui si va a sciare. Ecco, la prevenzione secondo me parte dall'inizio, non è soltanto un momento finale nel quale, quando sono già comparsi i nei, si va a fare soltanto la diagnosi. Ecco, per me prevenzione è tutto un momento che parte dall'inizio e accompagna, ecco, il paziente per tutto il periodo della sua vita. La prevenzione parte da quando si è piccoli, è più un'educazione che prevenzione. Mi piace che si vada ad educare il paziente all'attenzione, perché poi purtroppo ad oggi, quando andiamo a fare diagnosi di melanoma, ci troviamo davanti a delle situazioni molto spiacevoli, perché il melanoma, per quanto sia molto sottile, molto innocuo a prima vista, è un tumore che dà metastasi, è veramente un tumore che non perdona. Quindi attenzione, educazione, prevenzione massima, soprattutto noi che siamo in una zona così bella, in una zona che ci permette di vivere il mare, il sole, esatto, dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto i fototipi che hanno magari la carnagione più chiara, gli occhi più chiari, ecco, sono le persone che devono attenzionare il tutto. Beh, non sono io.
Non di meno, sai, la familiarità, quindi avere in famiglia qualcuno che abbia già sofferto di tumori cutanei è un altro motivo da tenere in considerazione. E poi sai, anche l'elevato numero di nei diffusi uh-huh. sulla superficie corporea è un fattore di rischio. Quindi sai, tutte queste caselline messe insieme ti permettono poi di attenzionare un pochettino il tutto. Tu hai nei? Non credo, dovrei fare un controllo. E a proposito di ciò, volevo appunto rispondere alla dottoressa. Da esperienza pregressa, ritengo che sia opportuna fare una verifica quantomeno periodica, annuale, credo, se mi corregga se sbaglio. Esatto. Per fare prevenzione, perché non c'è nulla di più importante della nostra salute. Esatto. C'è un dato da attenzionare: il controllo dei nei è bene farlo quando la cute non è abbronzata, perché nel momento in cui ci andiamo ad abbronzare andiamo a formare della melanina in eccesso, che è una forma di difesa del nostro organismo. Questa melanina in eccesso potrebbe andare un pochettino ad alterare la struttura del nevo, e quindi si va a percepire la forma non naturale, appunto, dei nei che abbiamo sul nostro corpo. Quindi attenzioniamo i nei soprattutto, e li attenzioniamo quando la cute non è abbronzata. Prima di esporsi al sole è il momento ideale. Ovvio è che l'autoesplorazione periodica della superficie cutanea ci permette di notare se un neo è comparso di recente, se ha cambiato la sua struttura, e quindi di essere anche più attenti nei confronti di questi nei, appunto, che possono comparire o modificarsi nel tempo. Hai capito, Niki? Sì. Quindi prevenzione temporale, periodica, è importante. Certo, chiedimi se ho i nei. Te lo stavo per chiedere. Poi ho detto non lo so, eppure non glielo chiedo. Hai dei nei? Sono tutto un neo oggi. Un disco anni 80. Captain Sensible, What, disco del 1982 che Niki avrà ballato tantissimo e continua a ballare quando lo ascolta. Vedi i piedi? Vedi come si muovono? Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, su Caffeine, con la dottoressa Francesca Cicero, specialista in allergologia, perfezionata in dermatologia, diplomata in medicina estetica. Dottoressa Francesca, le pongo una traccia di un tema. Vada. Il tema è psoriasi ed estate. Questa è la traccia. Sottotitolo: quali sono gli effetti del sole sulla psoriasi e in che modo bisogna esporsi al sole? Dottoressa, faccio una premessa. Parlo in prima persona. Non vedo l'ora che arrivi l'estate. E so anche il perché. Ecco. Allora, sì, la psoriasi è una patologia cronica infiammatoria della cute. Questo vuol dire che è una patologia che interessa il paziente per tutto il corso della sua vita. Bisogna imparare a saper gestirla e tenerla sotto controllo. Ci sono sicuramente degli accorgimenti che permettono, ecco, di avere delle maggiori efficacie anche terapeutiche. E il sole, la temperatura calda, la stagione estiva sicuramente ci aiutano. Molti studi clinici infatti hanno dimostrato come, appunto, l'esposizione al sole, grazie appunto agli effetti dei raggi solari, soprattutto del tipo UVB, hanno un effetto positivo sulle lesioni cutanee dei pazienti affetti da psoriasi. E questo è dovuto al fatto, appunto, che i raggi solari di tipo UVB hanno un'attività che va a modulare l'infiammazione delle cellule del sistema immunitario coinvolte, appunto, nell'insorgenza della psoriasi, e quindi vanno a migliorare lo stato della cute psoriasica. Di conseguenza il paziente affetto appunto da psoriasi nota giovamento durante il periodo estivo proprio su tutte le lesioni cutanee. Presente. Ecco, confermi. Infatti. Presente, confermo. Acqua di mare e sole, dottoressa, sono... Esatto. È la mia cura perfetta. Io in estate, sa, in inverno, grazie anche all'aiuto del papà, sono venuto a conoscenza di alcuni spray, alcune creme. Esatto, ci sono delle nuove formulazioni per, oggi, che permettono di avere dei bellissimi risultati per la gestione del tutto. Ma in estate, grazie all'aiuto dell'acqua salina e del sole, riesco a non mettere nulla. È esatto. Fantastico.
Bello, dovrebbe essere estate tutto l'anno. Ma magari, magari. Aspettiamo. Inoltre anche la vitamina D, sai, in estate ha un ottimo potere antinfiammatorio, perché va a ripristinare appunto proprio l'equilibrio a livello dell'epidermide e impedisce appunto che la pelle vada a seccarsi, che è la tipica caratteristica della pelle psoriasica, una pelle secca, desquamata, irritata. Quindi viva l'estate da questo punto di vista, soprattutto per il paziente affetto da psoriasi. In quali alimenti troveremo questa vitamina D? Sai, la vitamina D la devi assumere dall'esterno, una vitamina che non puoi trovare dal punto di vista alimentare. Ah, quindi ho capito. Esatto. Quindi ti devi prendere la vitamina D. Lo farò. Pure io. In alternativa, appunto, ci si espone al sole e quindi possiamo andare a produrre a livello endogeno la nostra vitamina D. Ok, tu quando vai a mare? Ma in genere nel pomeriggio. Sbagliato, di mattina devi andare. Presto. La mattina presto. Sarà fatto. Ok, andiamo insieme? Assolutamente sì. Ok. Vincenzo Carcione, Niki e la dottoressa Francesca Cicero. Fargetta, distanza. Ti piace Fargetta, Niki? Lo hai anche conosciuto? Come no? L'abbiamo conosciuto qualche anno fa in uno dei lidi qui della nostra zona. Ci abbiamo parlato anche. Abbiamo scattato qualche foto, abbiamo fatto un'intervista. Mi ricordo. Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, su Caffeine, con Niki naturalmente e con questa sera la dottoressa Francesca Cicero, specialista in allergologia, perfezionata in dermatologia, diplomata in medicina estetica. Stavolta sei stato un treno. Sì, perché piano piano lo imparo. Ti abitui. È uno slang. Perché praticamente è così tantissime cose che è curioso a dirle tutte in fila. Tutte no? In fila è un po' difficile, però facendo esercizio si riesce. Peccato si che finisce subito sto esercizio. La dottoressa è presente anche sui social, dopo parleremo approfonditamente dei contatti. A proposito di social, io ho letto l'altro giorno sulla pagina della dottoressa un certo prick test. Ecco, dottoressa, cos'è, cosa sono i prick test e a cosa servono? Allora, il prick test è il test diagnostico che si utilizza in allergologia per andare ad individuare gli allergeni specifici che vanno a scatenare una reazione allergica in un paziente. Quindi ti permette di fare diagnosi di allergia al polline piuttosto che allergia alimentare. Ti spiego anche brevemente come funziona, ecco, come si svolge la metodica, perché è un esame che viene fatto a livello ambulatoriale, ha una durata di circa 20-30 minuti e noi andiamo a porre una piccola quantità di allergene a livello del braccio e poi l'andiamo a punzecchiare con una lancetta. A questo punto si attendono circa 15-20 minuti e si vede se la zona in cui è stato posto l'allergene va ad arrossarsi e si va a creare un rigonfiamento. A quel punto, laddove dovesse succedere, si può fare diagnosi di allergia all'allergene appunto che è stato testato. E quindi diciamo che è una procedura abbastanza rapida, semplice, indolore e permette appunto di testare diversi allergeni e fare diagnosi di allergia alla carotella polvere, piuttosto che allergia al pelo del gatto, allergia al polline della parietaria, al polline di ulivo, l'allergia al prato, al fieno, ma anche l'allergia alla pesca, piuttosto che l'allergia alla nocciola e all'arachide. Quindi noi riusciamo poi ad avere anche un approccio diagnostico mirato e quindi fare un percorso terapeutico appropriato per il paziente a secondo delle necessità. Ah no, basta, io non mi faccio questo prick test. Perché no? Perché sennò divento pieno di rigonfiamenti. Ma è utile. Eh? È utile. Ma a me preferisco tenermi le allergie. Eppure la dottoressa è qui per questo e ci sta aiutando tantissimo. No, ma vado per lei, mica per l'allergia. Morphine. Suar, flamenco, nello spazio Morphine, qui su Caffeine, è la traccia che ha presentato DJ Greg, Vincenzo Carcione, Niki e la dottoressa Francesca Cicero. Dottoressa, questa è una domanda che mi interessa moltissimo. L'acne non è uguale per tutti.
tutti. Dipende dal tipo di pelle e per quale motivo. Io ne ho di acne a voglia e quindi vorrei sapere. Allora c'è un bel capitolo da aprire sull'acne. È una cosa difficile. Sì. Ci sono diverse problematiche che possono essere alla base dell'insorgenza della pelle acneica. Allora, di base l'acne è un'infiammazione della ghiandola pilosebacea, si può manifestare clinicamente con la presenza di comedoni, possono essere presenti delle papule, possono essere presenti delle cisti o addirittura dei noduli. Quindi sai, è sicuramente una patologia che ha degli step, ci sono delle forme più lievi sino ad arrivare a delle forme più gravi. E quindi ci sono anche diverse terapie che poi vanno ad essere utilizzate. Come capire qual è il motivo responsabile dell'insorgenza dell'acne in un individuo? Allora, sicuramente la crescita puberale negli adolescenti a seguito dello stimolo ormonale è alla base della comparsa dell'acne, quindi si vedono i ragazzini magari pieni a livello del viso di queste forme acneiche ed è un fatto puramente ormonale. Nelle ragazze, laddove l'acne interessa la porzione inferiore del viso, quindi il profilo mandibolare, quel mento, si è visto come la presenza di cisti a livello ovarico, quindi una policistosi ovarica, può determinare delle alterazioni ormonali tali che se non si risolve il profilo ormonale non si può migliorare l'acne, quindi bisogna agire sempre in sinergia poi con l'endocrinologo per poter stabilire anche un percorso comune. Inoltre si hanno anche delle forme di acne tardiva, si ha una forma di acne tardiva nell'adulto che prende poi il nome più di acne rosacea. E lì si hanno appunto delle infiammazioni dei capillari che fanno sì che si abbia anche questa Cooper rose di fondo. E non di meno c'è anche l'ultima nata, la cosiddetta acne da stress, l'acne della donna, dell'uomo in carriera, in cui la secrezione appunto di cortisolo, che è questo ormone dello stress, fa sì che si sviluppi appunto una forma di acne nell'età adulta. Sai, Vincenzo, credo di avere l'acne da stress. Si vede? Ma più che io, credo che dovresti fare un controllo appurato dalla dottoressa, no? Infatti, volevo vedere un po' se era da stress o qualche altra cosa. Vincenzo Carcione, Niki e la dottoressa Francesca Cicero. I Can't Stop per Déjà Vu è la versione di Joy T che ha prodotto da qualche giorno e che salutiamo come sempre qui su Caffeine. C'è Niki e c'è la dottoressa Francesca Cicero, specialista in allergologia, perfezionata in dermatologia, diplomata in medicina estetica. Dottoressa, parliamo di un problema diffuso, parliamo di alopecia. Cos'è? Cause? Come si riconosce dai sintomi? Allora, sappiamo tutti che l'alopecia è una condizione clinica caratterizzata dalla caduta dei capelli. L'alopecia può avere diverse forme, possiamo avere delle forme circoscritte di alopecia, si parla di alopecia areata, si possono avere delle forme diffuse. Nel caso in cui può interessare l'uomo piuttosto che la donna, abbiamo delle forme di alopecia androgenetica maschile o forme di alopecia androgenetica femminile. Nel primissimo caso, una forma di alopecia circoscritta vede alla base delle cause che possono essere di natura sia immunologica, come per esempio una concomitante o sottostante tiroidite di Hashimoto, o altre forme immunologiche che magari il paziente non conosce e può in questa occasione diagnosticare. Invece nelle forme appunto definite androgenetiche, l'aumento degli ormoni maschili fa sì che si ha un diradamento del capello a livello della porzione bitemporale a livello del vertice, e quindi è la classica stempiatura che viene appunto definita, e può interessare sia il sesso maschile che il sesso femminile, si è visto. Si hanno poi anche delle forme un attimo più gravi, perché non si può intervenire, che sono le forme di alopecia cicatriziale, dove appunto il bulbo pilifero va incontro ad un processo di fibrosi e quindi non è più possibile ripristinare la crescita del capello. Si hanno ovviamente diverse opportunità terapeutiche, ognuna delle quali deve essere effettuata in base alla diagnosi, quindi un'attenta diagnosi permetterà di fare poi una quindi una contestualizzata terapia al soggetto. Esatto. Ok. No, io non
capelli. Ma quanti capelli che hai, Niki? All'opecia al contrario. Al contrario. Sì, perché poi è strano per un uomo della tua età. A proposito, tocca quanti ferro. Anni hai? 95. A 95 anni. Tutti questi ancora capelli. Parlo bene. From disco to disco. Tandy Pendergrass, You Can Hide From Yourself, disco del 1977, e la canzone originale da dove hanno preso i sample della produzione sentita ancora prima di Rug, Feel My Desire. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, Niki e la dottoressa Francesca Cicero. Ecco, Niki vuole fare una bella domanda alla dottoressa. Sentiamo. Come si fa a capire se un neo è pericoloso e come capire se deve essere tolto meno? Interessante. Ecco, siccome ne ho tre, voglio vedere. Li andiamo a valutare. Allora, ci sono dei parametri ben precisi per far sì che un neo possa essere classificato come atipico o un neo normale. È la cosiddetta regola dell'ABCDE. Forse, non so, ne avrei sentito parlare. Se non ne hai sentito parlare, te la spiego un attimo. Spieghi che sentiamola. Allora, ABCDE. Ci sono dei criteri che vanno rispettati. Il primo criterio, il criterio della A, riguarda la simmetria o asimmetria del neo. Nel momento in cui un neo risulta essere asimmetrico, mm-hmm. è un neo che va attenzionato. Quindi noi dobbiamo sempre guardare nell'insieme la forma di un neo. Il secondo termine è la B. B va ad individuare i bordi. Mm-hmm. I bordi del neo devono essere dei bordi regolari, non devono essere dei bordi frastagliati, non devono essere dei bordi che contengono magari delle estroflessioni, perché questo va sempre verso una forma di atipia. Con la C invece andiamo ad individuare il colore. Un colore omogeneo del neo è sicuramente un fattore che ci va a tranquillizzare, mentre invece un colore disomogeneo, alterato, più sfumature di pigmento, presenza anche di componenti vascolari, sono delle condizioni che vanno un attimino attenzionate. Con la D parliamo di dimensioni. Quanto più piccolo è un neo, quanto più è tranquillo, quanto più grande è un neo, quanto più va attenzionato. Però anche lì è sempre bene guardare tutte le precedenti caratteristiche. E poi, come ultimo parametro, la E è il criterio di evoluzione. È necessario valutare se un neo nel tempo si modifica. Il cambiamento di un neo nel corso del tempo, la sua evoluzione, la sua modifica, è un fattore che può farci da spia per capire se qualcosa si sta modificando. Quindi, alla luce di tutti questi criteri, alla luce di tutte queste caratteristiche, possiamo valutare se è indicata o meno l'asportazione chirurgica di un neo. E mi raccomando, sempre chirurgica, perché poi la lesione che va asportata deve essere debitamente analizzata e valutato cosa c'era che abbiamo tolto. Ok, perfetto. Però, dottoressa, in questi criteri io ci metterei, Niki, anche la F. E certo, quale? È semplice. Andare dalla dottoressa Francesca. L'effetto Francesca, no? Ah, ecco, sì. Molta gente ci andrà volentieri. Eh sì, io da oggi ribattezzerei questo criterio dell'ABCDE F. Con ABCDF. Abbiamo comprato una consonante. Una consonante. Una consonante. Weak Selection. Si chiude questa volta purtroppo, Niki. Molto purtroppo. Molto purtroppo. Francesca, grazie per aver scambiato quattro chiacchiere con noi per la seconda volta. È sempre un piacere averti qui con noi. Ma grazie a voi, sempre un piacere per me. Come possiamo contattare la dottoressa Francesca? Come possiamo contattarla e come possiamo arrivare a lei? Ah, e anche arrivare con i potenti mezzi da lei. Allora, mi trovate sicuramente a Messina, ho lo studio in Piazza Cairoli, poi sono presente anche in provincia, a Milazzo, presso il Medical Center Umberto I, e a Barcellona mi trovate anche presso lo studio Iannelli. Ah, perfetto. E poi anche sui social, sì, immagino. Sicuramente anche sui social sono presente, mi trovate sia su Instagram come Dr. Francesca Cicero e ovviamente anche su Facebook, sempre se possibile. Sempre DR. Nome e cognome dottoressa Francesca Cicero, ecco, okay, mi trovi perfetto sulla piattaforma social. Ottimo. Quindi è semplicissimo trovarla, Niki, ok?
Sono presenti i miei contatti telefonici, inoltre anche su Mio Dottore è possibile effettuare le prenotazioni e quindi magari trovare un appuntamento consono alle esigenze. Estremamente facile, direi. Semplicissimo. Semplicissimo. Io ringrazio chi ha potuto permettere tutto questo, come sempre la Gabri e la Jo per lo spazio Caffeine Stories, Eugenio per Past, Present, Future, Aleandra, Tania e Zamira per Caffeine On Stage, DJ Greg per lo spazio Morphine, Antonello per One House Selection, Salvo, sempre presente sul pezzo con foto e video, ed ovviamente come sempre anche te Niki. Ma sono io che ringrazio te che per queste opportunità di conoscere gente nuova. Oddio, tu non, lei nuova non è però, non è già venuta una volta. Non è, ma è sempre un piacere averla qui è con noi. È come se fosse nuova. Sì. Adesso ascoltiamo una traccia che farà parte anche di Cocaine da questo weekend, Terry Hunter Estelle con Self Love. Vincenzo Carcione, Niki, la dottoressa Francesca Cicero vi augurano buon weekend. Buon weekend e mi raccomando, prevenzione e controlli. Con la dottoressa Francesca Cicero. Ah certo, soprattutto con lei. Esatto. E di chi se no? Ecco. Con lei, soprattutto con lei. Ciao. Ciao. Buona serata. I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.